Buongiorno Paolo e Ciao Francesco. benvenuto al nostro caffè. Oggi vorrei parlare di un argomento, credo, un po' vituperato, lo dico io, e fonte un po' di confusione. Mi riferisco alla mitica legge del 1904, quella che non istituisce, ma regolamenta i manicomi in Italia. Uso questa parola, la non istituzione, ma la regolamentazione, perché mi sembra fondamentale, nella misura in cui nella vulgata popolare viene detto che i manicomi sono stati inventati con la legge 1904. È un falso storico. In realtà, con un dibattito che è iniziato alla fine dell'Ottocento e che è durato molti anni, dove hanno partecipato i più grandi psichiatri italiani, viene messa a punto una legge che normasse finalmente, dal punto di vista legale anche, l'esistenza dei manicomi che già c'erano indipendentemente dalla legge del 1904. Questa mi sembra una premessa, che l'ho fatta io, storica, indispensabile, perché la vulgata immagina che prima non ci fossero, che poi la legge li ha creati e Basaglia li ha chiusi. Basaglia li ha chiusi, su questo non ci sono dubbi. Ma la legge del 1904 non ha creato i manicomi in Italia. Questo credo che vada detto con chiarezza. Ma tu sei uno storico e credo che ci puoi un po' raccontare di questa legge e della sua genesi. Ma sì, in realtà la legge del 1904 arriva rispetto ad altre leggi europee, penso a quella francese del 1838, con un notevole ritardo, come Certo. vediamo, 70 anni. Questo in massima parte naturalmente è dovuto al fatto che l'Italia ha raggiunto l'unità più tardi e quindi il problema di una legge nazionale italiana si è posto ovviamente con l'unità d'Italia. Alcuni stati preunitari avevano delle leggi, per esempio il Granducato di Toscana ha avuto una legge fatta anch'essa nel 1838, sostanzialmente abbastanza simile alla legge francese. In realtà, quando si crea l'unità d'Italia, fin da subito si comincia a ragionare sulla necessità di una legge nazionale. Quando gli psichiatri, diciamo, i principali psichiatri di quegli anni si riuniscono a Roma nel 1873 per fondare la Società Italiana di Psichiatria, quello di avere una legislazione nazionale e una statistica nazionale delle malattie mentali sono due dei primi problemi che vengono affrontati. Il ragionamento però va avanti per una trentina d'anni. Ci sono circa una decina di proposte di legge precedentemente appunto a quella del 1904. Quella del 1904 è voluta fortemente da Giovanni Giolitti, il quale per arrivare finalmente a quagliare, diciamo, una legge, cerca di limitarla il più possibile, un po' come poi è successo anche per la 180, cioè pochi articoli fondamentali che regolamentano le questioni fondamentali. Il resto è rimandato ad un regolamento applicativo che poi uscirà nel 1909 e che in effetti consta di un mucchio di articoli, eccetera. Perché ci sono, hai ragione, ci sono stati degli equivoci e dei ritardi per questa legge del 1904? Beh, il principale problema credo che fosse un problema di natura finanziaria, economica, cioè la legislazione prevedeva che l'assistenza degli alienati
fosse in capo alle province. Ma allora, come oggi, naturalmente, quando si dice alienati non si è detto nulla, perché a seconda della soglia sotto la quale consideriamo una persona non alienata, o perlomeno non alienata in misura tale da dover essere ricoverata, e sopra la quale invece la consideriamo alienata, ognuno di noi la può mettere dove pensa. Quando poi ci sono in ballo dei soldi, è chiaro che la soglia lo Stato la spingerebbe giù e le province, per avere meno persone di cui farsi carico, la vorrebbero più alta. Di qui nasce fondamentalmente il ritardo e di qui nasce anche quell'articolo 1 che poi è un po' la base dell'equivoco che tu dicevi. Perché cosa dice l'articolo 1? Che devono essere ricoverati nei manicomi gli alienati pericolosi a sé, agli altri o di pubblico scandalo. Ora, perché c'è questa dicitura? Spesso si dice che la legge del 1904, l'articolo 1, sostiene che tutti gli alienati sono pericolosi. Nulla di più falso, come abbiamo sentito, perché la legge dice ci sono degli alienati pericolosi a sé e agli altri di pubblico scandalo che devono essere ricoverati nei manicomi, tutti gli altri alienati che non sono pericolosi e non sono di pubblico scandalo devono stare o a casa loro o nelle istituzioni di carità, eccetera, ma non. Scusa, volevo No. fare una Quindi la legge dice notazione. l'esatto contrario di Sì, ciò che poi passa. volevo fare una notazione. Non a caso, dopo la legge 1904, nelle cliniche neurologiche sono ricoverati anche malati psichiatrici che non hanno la necessità di andare, perché fanno pubblico scandalo, mettiamola così, dentro il manicomio. Non solo, Morselli, in una lettera che poi ho perso. Stiamo parlando io e Paolo, dice, amanti della storia, l'avevo trovata questa lettera dove lui sosteneva la necessità di allargare la possibilità di ricoveri coatti, diciamo, anche dentro le cliniche psichiatriche, per studio, lui lo diceva, per permettere ai neurologi di approfondire la conoscenza della malattia mentale. Non a caso la psichiatria poi cresce in Italia attraverso i manicomi e meno nelle cliniche psichiatriche, cliniche neurologiche, proprio per questa ragione che Morselli aveva colto. Cioè, quello che tu dici è vero, cioè, nel senso che la legge parla di persone che appunto pericolose, e sarebbe da discutere, che danno scandalo, sarebbe da discutere, ma quella era la formula, no? Sì, tanto per fare un esempio famoso, in questo equivoco cade anche Franco Basaglia, per esempio, e mi pare che cada anche lo stesso Zavoli nell'intervista che fanno appunto nei giardini di Abele. Ma questo da un punto di vista storico, la legge non dice assolutamente che tutti gli alienati sono pericolosi, dice che vanno distinti quelli pericolosi e ricoverati negli ospedali psichiatrici. Ora, nei manicomi. Il problema, naturalmente, questo è stato messo per fissare quella soglia che le province volevano, cioè per dire non è che li mandiamo tutti nei manicomi a carico delle province. Alcuni resteranno a carico delle famiglie, dei comuni, dello Stato. Il problema è che questa dicitura che viene trovata è assolutamente fragile, perché chi è che è pericoloso? Chi stabilisce chi è pericoloso? Già stabilire chi è pericoloso è molto difficile, si pensi che non sapendo cosa fare di alcuni bambini iperattivi, capricciosi, eccetera, non si è esitato a designare pericolose dei bambini di pochi anni o addirittura degli anziani dementi. Quindi la dizione di pericoloso già si presta a essere ampliata o ristretta all'infinito a seconda di quali sono gli interessi. Ma poi addirittura la nozione di pubblico scandalo veramente è una nozione che ciascuno è libero di interpretare come vuole. Quindi in realtà la legge formalmente mette un limite
ma è un limite che poi è destinato sempre ad essere superato. Un'altra questione molto delicata che c'era allora era sul rapporto tra le province, e quindi l'economo, che era il funzionario amministrativo della provincia, che doveva, che diciamo che stava dentro l'ospedale psichiatrico, dentro il manicomio, e doveva regolare tutta la parte, diciamo, amministrativa, e il direttore psichiatra. Questa questione, perlomeno in Italia, è già dall'inizio dell'Ottocento che si poneva assolutamente un braccio di ferro. C'erano province che avevano organizzato le cose, province, diciamo stati preunitari, che avevano organizzato le cose in modo tale che il direttore comandava tutto e l'economo era sotto il direttore, e ce n'erano altre per le quali, altre situazioni nelle quali il direttore presiedeva la parte clinica e la parte economico-amministrativa la presiedeva l'economo rispondendo direttamente alla provincia. Scusa Paolo, a questo proposito però io volevo un attimo stressare con te la figura del medico. Nel libro a cui tu hai anche partecipato, che è il caso Buttolo, che ho pubblicato, che è un caso clinico di un alienato che racconta la sua storia dentro il manicomio di Cogoleto, in realtà una frase che mi aveva colpito era che quando entra e viene messo in osservazione un amico, un altro ricoverato, gli dice: stai attento, rispondi bene al medico, perché è lui che deciderà se mandarti a casa finita l'osservazione o tenerti per sempre. Cioè il problema è la perdita di diritti civili e l'essere seppelliti dentro il manicomio. Questo la legge lo prevedeva, Scusa. purtroppo. Questo la legge lo prevedeva, cioè il rischio di essere seppelliti per sempre dentro il manicomio, a causa magari di un disturbo mentale che c'era, ma noi sappiamo che i disturbi mentali non sono per tutta la vita, o quantomeno non hanno una manifestazione tale da necessitare un ricovero in un ambiente protetto per tutta la vita, mettiamola così, in maniera chiara. Eppure la legge prevedeva questo, dando anche un potere enorme al medico, oltre che scrivere la necessità del ricovero, i famosi tre fogli, no? Che prevedevano Sì, quindi. era un potere enorme in entrata e fragile in uscita. Finisco il momento del Sì. ragionamento precedente, per dire che in questa diatriba appunto sulla diarchia del manicomio, sulla monarchia in capo solo al direttore psichiatra, la vinsero gli psichiatri. Ecco, quindi la legge del 1904, anche da questo punto di vista, è punitiva verso le province, cioè non accoglie il loro desiderio di avere l'economo alla pari col direttore. Lo psichiatra, soprattutto il direttore, sì, ha molto potere in ingresso, nel senso che la legge prevede un periodo di osservazione nel quale diciamo, il sospetto malato sta in un padiglione apposito, il padiglione di osservazione. Scusa, un'osservazione per chi non lo sa, come nell'Alienista, che è un bellissimo libro, un libretto di Machado de Assis, va ricordato che il direttore del manicomio per legge doveva vivere dentro il manicomio e questa è una caratteristica particolare. Scusa, allora questo potente è chiuso anche lui dentro. Sì, chiuso anche lui dentro, deve appunto sottoporre le persone a questa osservazione, a questo periodo di osservazione, al termine del quale o la persona o non era malata o comunque è guarita e quindi viene dimessa senza formalità, o se si constata che rimane malata, entra nel manicomio. Entra nel manicomio, entra nel reparto, agitati, tranquilli, a seconda delle sue caratteristiche. Non è che fosse impossibile uscire. In caso di miglioramento, potevano chiedere la dimissione o i familiari o il direttore, del manicomio. Il problema è che
I familiari intanto avevano bisogno del parere favorevole del direttore e poi dovevano impegnarsi a custodire l'alienato, quindi sostanzialmente erano messi in una posizione di garanzia. Questo evidentemente li metteva in difficoltà perché è chiaro che si trattava di una responsabilità. Il direttore del manicomio a sua volta non poteva decidere autonomamente la dimissione di un malato che era stato ricoverato dopo il periodo di osservazione, ma doveva proporla al tribunale. Certo, perché si E il trattava tribunale aveva di una tutto. questione di ordine pubblico, è vero, e quindi c'entrava la polizia e il L'ingresso tribunale, certo. tribunale doveva approvare, diciamo, il ricovero proposto per così dire dal direttore e in uscita il tribunale doveva approvare l'uscita. Ora è chiaro che se la persona dimessa avesse fatto qualunque cosa, diciamo che non andava bene, il direttore che l'aveva dimesso era che ne aveva proposto la dimissione era responsabile di questo. Ecco, ma però scusa Paolo, volevo farti Allora è una... una trappola un po' Sì, è insistente. una trappola, però volevo farti una domanda di come la legge entrasse anche, te lo chiedo, non lo so, dentro la quotidianità. Una cosa che mi ha colpito di molte cartelle cliniche che ho studiato nell'ospedale di Quarto e Cogoleto è la presenza delle lettere dei ricoverati mai spedite perché venivano controllate dal medico che decideva di non mandare. Una cosa, come dire, che mi ha strappato il cuore quando l'ho letta. Cioè, c'erano tutte queste norme che in qualche maniera portavano al progressivo isolamento, quasi che fosse quella la filosofia. Cioè, la filosofia non era liberatoria, era di custodia. Era di custodia, sì. Ecco, a questo proposito c'è una cosa interessante che ho evidenziato nel lavoro che avevo fatto appunto sulla legge. Mi aveva colpito il fatto che nella legge italiana, nell'articolo 1, si parla di custodia e cura, cioè dei manicomi come istituti di custodia e cura per gli alienati. E mi aveva colpito il fatto che invece, sia nella legge francese del 1838, sia nella legge toscana del 1838, si parlava di cura e custodia. Siccome nel fare le leggi in genere c'è una certa attenzione, no? Alle parole, anche all'ordine delle Assolutamente, parole. le parole sono come dire, scritte come le leggi delle 12 tavole nella pietra, sono Nella totalmente pietra. E d'accordo. qui nella pietra vediamo che in ordine alfabetico la logica vorrebbe che fosse cura e custodia, se avessero le due cose la stessa importanza. Il fatto che la legge del 1904 parli di custodia e cura, soprattutto rifacendosi alla legge francese del 38, che invece parlava di cura e custodia, mi pare eloquente sul fatto che prima di tutto viene la custodia. Quindi si tratta di una legge che prima di tutto è una legge di ordine pubblico. Sì, mi viene in mente, concludendo, che tutte queste cose mi portano, lo devo dire sinceramente, io non ho una grande, a differenza di te che lo conosci meglio, una grande frequentazione delle carceri, però ho avuto modo di stare un giorno intero, non 2 ore, dentro manicomio interessante come lapsus, dentro il carcere femminile di Pozzuoli. E la cosa che mi colpì fu l'organizzazione, diciamo, della presenza delle detenute, che mi ricordava molto un manicomio. I permessi scritti, che dovevano essere richiesti, scritti, con un formulario ben preciso. Cioè, tutte queste regole molto disumanizzanti, lo devo dire, era stata la mia osservazione, erano anche, aggiungo, un po' presenti nel manicomio che io mi ricordo, che era un manicomio moderno, alle soglie della sua chiusura, ma questo mondo chiuso, un po' come il mondo chiuso di cui parlava Rossi, no? Del manicomio di Vienna,
era dentro il manicomio nato dalla legge del 1904, che ha normato qualcosa che esisteva, che era un po' nella logica del sentire, diciamo, del sentire la malattia mentale come qualcosa di cui liberarsi, non qualcosa con cui confrontarsi. Non Certo. trovi? Sì, a questo proposito io citerei un aneddoto che riguarda un poeta marchigiano che era stato paziente di Morselli a Macerata e in occasione di un suo, una persona molto intelligente sulla quale Morselli scrisse un libro che si intitola Un genio di manicomio. Quindi, lui, in occasione di un tentativo suicidario, si era buttato in mare, viene ripescato dai carabinieri e quando si ritrova in mano loro, dice: Beh, adesso dove mi porterete? O in un carcere di sani o in un carcere di matti, che poi in fondo è lo stesso. Ecco, quindi questo mi pare che ci dia proprio l'idea del fatto di che sì, i criteri, i modelli erano di tipo fondamentalmente carcerario. Vorrei però, appunto, rispetto a questa legge del 1904, decisamente più custodialista, più una legge per la custodia che non per la cura, spezzare anche ancora un equivoco nel quale spesso si sente che qualcuno cade, che è proprio un equivoco di tipo storico. Si dice a volte che la legge del 1904 imponeva anche l'iscrizione dei ricoveri in manicomio sul casellario giudiziario. E questo non è vero, la legge del 1904 non prevedeva questa cosa. Questa cosa è stata prevista nel 1926 dal governo fascista Col codice Rocco. nel testo unico di pubblica sicurezza. Ecco, quindi questa specie di ulteriore provvedimento custodialistico reclusivo non appartiene al povero Giolitti, alla povera legge del 1904, ma è un elemento peggiorativo che il fascismo ha introdotto in seguito. Questo mi sembra una notazione importante perché, come dire, dà l'idea di come sempre succede, lo spirito del tempo, nel bene e nel male, si ripercuote nelle leggi. Cioè, voglio dire, dico una cosa di cui poi parleremo nel prossimo incontro, non è un caso, per esempio, che il miglioramento, della situazione manicomiale avviene nel 1968 con la legge Mariotti, perché il 1968 è anche l'anno dello Statuto dei lavoratori, cioè è l'anno dei diritti in Italia. E conseguentemente si è tentato di dare dei diritti anche alle persone ricoverate dentro i manicomi. Questo per dire che lo spirito del tempo, il tuo esempio della Del legge. 68 e anche il 68. No, no, intendo dire che lo spirito del tempo si ripercuote Certo. nelle leggi. Questo è un dato di fatto che nel bene e nel male accade. Cioè, perché mai succede che la politica non si ispiri allo spirito del tempo. Non succede mai. Facciamocene una ragione. Cioè, le leggi che ci sono rappresentano nel bene e nel male lo spirito del tempo. Va accettata questa cosa o va combattuta cambiando anche la società, non limitandosi a cambiare i partiti, perché la società e lo spirito del tempo è più forte, è un paradigma molto più forte dei partiti che sono presenti in Parlamento. Questo è un dato di fatto storico ineludibile. Come dire, è un qualcosa che è un dato di fatto e quindi come tale dobbiamo rendercene conto, non accettarlo, ma sapere che c'è. Non trovi? Sì, certamente c'è questo elemento. Nel caso specifico del testo unico di pubblica sicurezza, naturalmente c'è una morsa che è rappresentata dall'avvento del fascismo che sta Certo. stringendo tutto e quindi anche nei manicomi che pure andavano già benissimo così nella logica del fascismo, che erano già sufficientemente custodialistici. Però si trova il modo di, Sì. anche sulla persona liberata dal manicomio, di fargli Sì. gravare questo Sono d'accordo, ulteriore Paolo, però peso, questo ulteriore stigma. da storico dico anche che il fascismo si è permesso nel 34 di fare
questa legge perché era nel momento di maggior splendore, di maggior accettazione globale. Questo va detto, cioè, voglio dire, perché è inutile nascondersi dietro un dito e non dire che nel 1934 l'Italia era fondamentalmente fascista. Nel 26, però poi, subito dopo c'è stato, e comunque era nella fase di ascesa. Sì, certo. Non era certamente in una fase di declino. No, certamente. Mai l'avrebbe fatta nel 1942. Nessuno avrebbe protestato per questa decisione di iscrizione al casellario giudiziario. Esatto, perché era nello spirito del tempo. Il 90% degli italiani non avrebbe neanche capito cosa era. Sì, e comunque probabilmente l'80% gli stava anche bene, ecco, voglio dire, probabilmente. Cioè, probabilmente c'era un certo consenso, non certo. Ancora proprio pieno. No, certo, beh, il consenso avviene dopo il diritto Matteotti e c'è tutto il periodo, voglio dire, chi vuole approfondire, ci sono libri splendidi a questo riguardo che ci possono aiutare a capire quel periodo, perché si deve sempre imparare dal passato. Vabbè, dai, grazie, mi sembra grazie che sia stato molto bello e ti ringrazio, alla prossima. Alla prossima.